stato Duilio Forte, artista, cioè che ha definito il vero artista milanese, che tra l'altro in realtà è mezzo svedese, e proprio appena tornato dalla Svezia voleva concludere con una storiella di King. Sì, una piccola storia che narra di una città-stato nella mitologia norrena, che era la città di Asgard, la città degli dei, e di un cavallo molto veloce da 8 zampe, il più veloce dei destrieri nella mitologia norrena, che si chiama Sleipnir. La storia inizia con l'insediamento degli dei nella nuova città, e questa città splendida, hanno iniziato a costruire dei grandi palazzi, delle strutture che poi sono famose in tutta la mitologia, e manca però una cosa fondamentale, la costruzione delle mura per difendersi dai giganti, perché gli dei comunque hanno molta paura degli attacchi dei giganti. A un certo punto un artigiano arriva, bussa alla porta, alle case degli dei, e chiede di poter essere ricevuto per fare una proposta. Propone agli dei di costruire lui stesso le mura in 3 stagioni, quindi un anno e mezzo, e di costruirle nel modo migliore possibile, in modo da creare un lavoro a regola d'arte, e però in cambio vuole qualcosa, vuole il sole, la luna e poi Freya, che è la dea della bellezza. Allora gli dei si riuniscono a consiglio e dicono: beh, caspita, lui ci farebbe le mura, sarebbe fantastico, sarebbero sicuramente un lavoro ottimo, però come facciamo a dargli tutto questo? Cioè, non possiamo privarci del sole, della luna e poi di Freya, la dea della bellezza. A un certo punto Loki, che è un personaggio un po' strano nella mitologia norrena, che ha sempre dei ruoli un po' quasi da Joker, si alza e dice: no, ma facciamo una proposta diversa, diciamogli che lui deve riuscire a completare l'opera in una stagione sola, quella invernale, che è la più difficile, così non riuscirà a portarla a termine, noi ci ritroveremo comunque le mura quasi fatte e lui perderà il suo compenso. Allora gli dei lo richiamano l'artigiano e dicono: guarda, per noi potrebbe andare bene, però noi abbiamo dei vincoli, deve essere fatto nella stagione invernale, quindi solo 6 mesi, e devi farlo da solo, senza aiuto di nessuno. L'artigiano dice: vabbè, posso avere almeno l'aiuto del mio cavallo? E Loki e gli dei dicono: vabbè, sì, lasciamogli usare il cavallo. E quindi niente, il patto viene stretto, viene siglato, e al primo giorno della stagione invernale l'artigiano inizia a lavorare, e subito dall'inizio si vede che questo artigiano in realtà è fortissimo, sposta grandi quantità di materiali, eccetera, poi lavora tutta la notte col cavallo spostando dei blocchi enormi di pietra. Insomma, gli dei vedono che questo fa le cose sul serio. Quando mancano solo 3 giorni alla fine dell'inverno, gli dei sono preoccupatissimi, perché le mura sono quasi finite, e quindi si stanno giocando il tutto per tutto. Chiamano Loki e gli dicono: senti, insomma, tu ci hai messo in questo pasticcio, ci hai fatto fare questo scellerato patto, adesso noi per colpa tua perdiamo tutto, devi fare qualcosa. Allora Loki si dà subito da fare, nella notte si traveste da giumenta, e si trasforma in giumenta, e seduce il cavallo dell'artigiano Svaldiferdi, che è un cavallo appunto che inizia a correre dietro a questa giumenta nel bosco tutta la notte. L'artigiano l'indomani capisce che non riuscirà mai a realizzare l'opera, perché il cavallo ormai è perso, e si adira in una maniera fortissima, direi gigante, svelando la sua vera natura di essere un gigante travestito da artigiano. Gli dei, che hanno sempre combattuto i giganti, hanno capito il tranello, richiamano Thor, che era andato a combattere contro i troll, che distrugge il gigante e conclude quasi la storia. Se non che Loki, dopo un po' di tempo, partorisce Sleipnir, che è questo cavallo grigio dalle 8 zampe, il più veloce che esiste, che diventa il cavallo di Odino.